Ciao ragazzi! Oggi vi porto un altro video unboxing. Dalla scatola vedete già di cosa si può trattare, soprattutto da questa. Ma si vede da lì? Sì, perfetto. Vediamo cosa mi hanno inviato questa volta le aziende, tranne questa che in realtà l'ho comprata. Ma adesso vi faccio vedere subito di cosa si tratta. Partiamo da quella che in realtà avete già visto un po' dal nome, magari qualcuno già di voi conosce questa azienda. Si tratta di Swoopy, è sempre un'azienda che vende telefoni ricondizionati. Visto il successo dell'ultimo video, insomma è andato bene, gli è piaciuto, hanno deciso di inviare anche loro uno dei loro telefoni. In realtà io l'ho già aperto perché lo sto utilizzando, anche perché insieme a Rilegan stiamo pensando di fare una cosa davvero particolare per questo telefono. Comunque vi faccio vedere un attimo come mi è arrivato. Questa è la scatola di Swoopy. Apro, qua ci sono fogli. Soddisfazione dei nostri clienti, la nostra priorità. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Questi sono i panni, ragazzi, per pulire lo schermo, ma non li ho utilizzati. Dopo vi dico il perché. Tuo telefono, bla bla. Qui c'è un bellissimo codice sconto, però non ve lo faccio vedere perché non sarà parte di questo video, ma vi spiegherò ovviamente. Eccolo qua, intanto ho già due notifiche WhatsApp, ovviamente avevo già aperto il telefono in realtà, era solo per farvi vedere. Comunque ragazzi, mi hanno inviato un iPhone 11 Pro Max, questa volta questo è da 512 GB. Per farvi vedere che è praticamente pari al nuovo, se io vado su Apple TV, vedete che ho anche la possibilità di attivare per un anno Apple TV gratuito. In realtà devo ancora attivarlo, perché ce l'ho tipo da due giorni, ma ancora non vi dico niente di particolare perché appunto insieme a Rinnegan faremo qualcosa. Attivate la campanellina, fate qualcosa, perché stiamo pensando a qualcosa di davvero particolare che secondo me può piacervi. In abbinamento ovviamente non poteva mancare, scusate un attimo, che ho comprato anche una cover perché ok che me l'hanno dato, ma non lo voglio certo rovinare questo iPhone 11 Pro Max, e quindi ho comprato una cover che in realtà la trovate su Amazon, vi lascio il link in descrizione, costa davvero poco. Mi è piaciuta perché a differenza magari di altre cover come quella che avevo prima, questa ha anche, guardate, il velluto sotto, protegge di più dei grafi, diciamo che può proprio rilasciare la cover stessa. Quindi mettiamo un attimo l'iPhone 11 dentro la mia cover. Eccola qua ragazzi, guarda, è veramente una padella sto telefono, lo sto usando da un circa due giorni nemmeno, e a parte il fatto che la batteria dura tantissimo, incredibile, si vede che la versione Pro Max è una batteria più grande rispetto all'iPhone 11 che mi è arrivato la settimana scorsa, però a livello di utilizzo posso dirvi che questo è davvero super padelloso, cioè grande, pesante, anche io fortunatamente ho la mano abbastanza grande e riesco, come vedete, ad utilizzarlo abbastanza a tutto schermo. In ogni caso un telefono pazzesco. E adesso invece passiamo a un unboxing vero e proprio, perché io questa scatola non l'ho mai aperta. Eccolo qua ragazzi, intanto arriva così, veramente molto bella. Ma vi ho già fatto una storia su Instagram, ho fatto un sondaggio interessante e ho chiesto quanti di voi conoscevano questa scatola, per vedere quanti di voi hanno già visto un video su questo dispositivo. La maggior parte delle persone, tipo l'80%, non aveva mai visto questa scatola, forse su YouTube è diverso, però non lo so. In ogni caso, se volete avere un'anteprima di quello che farò nei video successivi, vi invito ad iscrivermi, a seguirmi, scusate, sul mio canale Instagram. Quindi apriamo questa scatola, vi faccio vedere di cosa si tratta. Senza spaccare niente, magari. Pam, ragazzi, Red Magic 5G. Questo dovrebbe essere un telefono, appunto, della Red da gaming. Un telefono da gaming. Aspetta, che adesso vi faccio vedere un attimo. Mi tolgo la pellicola da vicino. No, aspetta, qua non ho la pellicola. Si sfila. Ah, si sfila così, guardate. Oh, bello rosso, però mi piace, guardate. Eccolo. Ecco, una cosa che non mi piace, questo adesivo con c'è qualcosa, che adesso lo lascio lì, dopo lo tolgo con calma, però non mi piace per niente. Powered by Nubia. Allora, teoricamente, aspetta un attimo, faccio un attimo il contenuto della scatola, poi vi spiego di che cosa si tratta. Che telefono particolare, ragazzi, un telefono davvero particolare. Guardate, guardate qua. Ci sono tipo dei connettori. Vedete che ci sono dei connettori? Cerco di guardare la videocamera, qua ci sono dei connettori. Stranissimo. Dovrebbe essere un telefono fatto appositamente per giocare, perché teoricamente dentro ha anche un sistema di raffreddamento fatto da una ventolina, ovviamente non a liquido, che permette appunto di non surriscaldare troppo il telefono. Continuiamo con l'unboxing. Apriamo qua con questo via. Allora, qua c'è scritto che dovrebbe essere un cavo dal disegnino. Come si apre? Di qua, perfetto. Figo! Cioè,
Ragazzi, un cavo rosso. Cavo USB rosso, Type-C, ottimo, mi piace sta cosa. Qua invece dovrebbe essere il caricabatterie. Eccolo qua, ragazzi, il caricabatterie. 2A, hanno scelto di mettere quello a 2A. Speravo quello più veloce, ma non importa. Mettiamo giù. Vedrò quanto è anche il tempo di ricarica, ve lo farò sapere in un video. Vabbè, il libretto delle istruzioni non mi servono. Ma dove si accende sto telefono? Sto velocemente connettendo il telefono alla rete wireless per vedere un attimo giusto il menu. Ah, tra l'altro, stavo leggendo, ha lo schermo a 144 Hz. Dietro, teoricamente, dovrebbe avere anche degli... una... È vero? È RGB, guardate, guardate. Guardate che si illumina la scritta Red Magic, che è illuminata. E teoricamente dovrebbe illuminarsi anche parte della cover, però non ne sono ancora sicuro. Intanto sto verificando disponibilità aggiornamenti, installazione aggiornamenti, vediamo un po' quando finirà tutta sta storia. Tra l'altro, una cosa veloce, stavo pensando, io Clash Royale sull'iPhone, posso passare i dati su un Android? Utilizza il tuo account Google. Ascolta, possiamo fare alla fine queste cose? Ah, praticamente c'è una sorta di app dedicata per tutti quanti i giochi. Ok, swipe, qua ci sono tutti i giochi, quindi se faccio add game, cos'è sta roba? Va indietro, add game. Probabilmente io devo scaricare i giochi e poi vengono visualizzati qua. Cioè proprio è costruito e pensato per questo. Ma cos'hai? Ma perché fa così? Ma che figata, ragazzi, c'hai i tasti in alto qua. Hai i tasti, ragazzi, qua laterali in alto per giocare. Fantastico, sono dei trigger. Non so se avete sentito, ma c'è una ventola che esce proprio l'aria da questo buchetto, da qui. Posso uscire da questa interfaccia? Non ci sto capendo niente, raga. Voglio uscire da qua, come faccio? Ah, ho capito, cioè, dimmelo prima. Allora, ho capito, ragazzi, c'è un tasto qua. Ecco, forse qui era meglio leggere le istruzioni. Attivo il tasto, scusate, e si attiva la game mode. Lo tiro giù e mi va al menu principale. Quindi prossimamente arriveranno un bel gameplay con Clash Royale e magari anche altri giochi qua su questo telefono per testarlo. Arriverà un video molto particolare con l'iPhone 11 Pro Max insieme a Rinnegan. In più, non voglio dire, ma forse riesco a portare una connessione internet a quasi 300 mega a casa di Rinnegan. Però questa è un'anticipazione che faremo nei prossimi video. Attivate la campanellina e al prossimo video.